Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno del mio canale YouTube. Continua la mia pubblicazione di questi video vlog Diet Day. Siamo esattamente a 7 settimane dal mio primo viaggio negli Stati Uniti, quindi continua la ciclizzazione dei carboidrati. In questi nuovi video vi posterò appunto le nuove modifiche che ho fatto all'interno della mia alimentazione. Lavoro sempre con la ciclica, quindi scarica, ricarica media e ricarica piena. Oggi è venerdì, quindi giorno di ricarica media, quindi vi farò vedere la mia giornata tipo, gli alimenti e la grammatura che ho praticamente calibrato, ecco, per questo nuovo programma di alimentazione. Allora ragazzi, come primo spuntino, quindi colazione, sempre i miei 200 ml di latte alle mandorle, ok? La tabella nutrizionale l'avevo già postata nei miei video precedenti, ok? Adesso vi faccio vedere comunque nuovamente la tabella nutrizionale. Allora, tabella nutrizionale del latte di mandorla, eccola qui. Ve la metto in sovraimpressione. Quindi su 100 ml ci sono circa 3 grammi di carboidrati, 0,8 grammi di proteine, 0,09 grammi di sale. Ok? Come fonte di carboidrati 50 grammi di fette vasa con un frutto, ok? E seguito da 30 grammi di proteine, quindi sono le Impact Natty Whey 95 e 5 noccioline sgusciate. Come nella dieta precedente, ragazzi, non faccio lo spuntino a metà mattina, quindi passo direttamente al pranzo. Giorni di ricarica media mangio solo 50 grammi di farro con 200 grammi di petti di pollo e 200 grammi di verdura mista. Prediligo sempre l'insalata, cetrioli e pomodori, conditi con un pizzico di sale iodato, un po' di origano anche nel pollo e olio extravergine o olio di lino. Alterno quindi i giorni, indipendentemente dai giorni di scarica, ricarica media, ricarica piena, alterno l'assunzione dell'olio extravergine con l'olio di semi di lino, circa 5-10 grammi, che fondamentalmente sarebbe un cucchiaio grande da cucina. E adesso vado a fare il mio primo spuntino pomeridiano. Allora, primo spuntino, mi mangio un kiwi. Ok, un kiwi seguito da 50 grammi di pan bauletto integrale bio, ok? E i miei 200 grammi di pollo, quindi questo come primo spuntino. Fra 3 ore farò il mio secondo spuntino, altri 200 grammi di pollo seguiti da circa 20 grammi di noccioline tostate. Quindi questi sono i miei due spuntini pomeridiani per poi passare alla cena. Quindi come vi avevo già detto non faccio lo spuntino a metà mattina, faccio semplicemente la mia colazione, pranzo, due spuntini pomeridiani, il spuntino post allenamento semplicemente delle proteine in polvere, sempre le mie Impact Natty Whey 95, seguita dalla mia integrazione, quindi 10 grammi di aminoacido catena ramificata prima e 10 grammi di aminoacido catena ramificata dopo con una capsulina di acido alfa lipoico e 5 grammi di glutammina. Poi passo alla cena e il mio spuntino pre-nanna. Il mio spuntino pre-nanna consiste nel mangiare un altro kiwi seguito da 30 grammi di proteine. Come integrazione pre-nanna assumo 2 mg di melatonina, 4 capsule di ZMA e 6 grammi di arginina. Ok? Mentre a colazione prendo semplicemente 1 grammo di vitamina C, un multivitaminico, un termogenico e un'altra capsulina di acido alfa lipoico, scusate, con gli omega 3. Pranzo, due capsuline di Alpha Man, quindi multivitaminico, seguite da 2 capsuline di omega 3. Eccoci qua ragazzi, adesso vi faccio vedere la mia cena, quindi l'ultimo pasto, diciamo, della giornata, prima del mio pre-nanna. Sto cucinando i miei 200 grammi di pollo, circa 250 grammi di pollo con 300 grammi di zucchine e poi abbiamo la pasta al farro. Qui in realtà ci sono 100 grammi di pasta perché ne ho cucinata un po' anche per domani, però in realtà nel giorno di ricarica media ho 50 grammi di pasta a pranzo e 50 grammi di pasta al farro a cena. Ok? Come condimento sempre dell'origano, ok? Origano nella carne e del sale iodato e un pizzico anche di olio extravergine. Questa ragazzi è
la mia quarta parte di questo video inerente appunto alla mia preparazione per questi shooting nel mese di maggio. Continuate a seguirmi nel mio canale YouTube, prossimamente posterò i giorni di scarica e di ricarica piena, contando chiaramente vi illustrerò la percentuale e le calorie da me introdotte. Per qualsiasi informazione postate un commento qui sotto all'interno del mio canale YouTube, oppure scrivetemi nella mia casella mail lucasosai@libero.it. Ragazzi, alla prossima, stay strong, stay shredded.